There is something wrong with sound today. Never really captured how I feel. And whatever happened to the sounds today? I think that they are lacking something real. Like them old school jams, the kind that make you wanna dance. Lose yourself in music, feel so free. Time to take a stand and turn things round. I want you to express yourself through music. And don't hide it, and just sing it. Let's get it together. Cause music, that freeness of thinking, is pushing us further. Gotta get up and dance, gotta get up and move. Gotta send up a message to the people. Fortissimo per loro, mamma mia, che sono belle le nostre miss. Io sai che ti dico, Vito? Dica. Già mi metto nei panni della giuria che appunto tra due giorni, il prossimo 3 settembre, dovrà scegliere la Miss Nausicaa. Figurati io che sono l'unico maschietto tra di voi. Vabbè. Vabbè, tu sei beato tra le donne. Grazie, molto gentile. Grazie. In questo momento. E allora, vi piacciono le Miss che concorrono quest'anno? Belle, 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 belle. Molto belle, complimenti. Beh, io lo ricordo, stiamo vivendo la serata ballando con le sirene nell'ambito della terza edizione della regata di Ulisse, in diretta da Reggio Calabria. Ormai le telecamere di Play TV lo sono da giorno 30, quindi praticamente da 3 giorni, e lo saranno ancora per altri 2 giorni, sino al prossimo 3 di settembre, quando alle 21.30 si concluderà questa terza edizione con il Gran Galà. Vi invito naturalmente a non perdere tutti gli appuntamenti quotidiani in onda su Play TV, sempre rigorosamente in diretta. Quindi mi raccomando, pubblico di Reggio. Bene, abbiamo preparato una serie di domande per queste ragazze. Allora, ecco, io dirò il nome e il cognome di una di voi, vi conosco in questo momento, fate un passettino in avanti. Allora, un applauso per Michela Nicolazzo, che rappresenta, eccola qui. Bene, Archi, buonasera, come stai? Bene. Allora, lei ha 17 anni, gli faccio una domanda, tu mi rispondi, ci pensi un secondo. Allora, per te vale, attenzione, più l'amicizia o l'amore? L'hanno fatta loro sta domanda? Sicuramente l'amicizia. Credo che quando hai bisogno di essere ascoltata e consigliata, i primi a darti una mano sono gli amici, per cui credo proprio all'amicizia. L'amicizia! È mica male questa risposta, eh? Mica male, è vero. Grazie, 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 grazie. E conosciamo un'altra delle Miss, in questo caso è colei la quale rappresenta il comune di San Ferdinando, ha 19 anni ed è Viviana Cutellè. Che arriva! Dai, mi avvicino io. A tutte di qua. Anche se tu sei abituata a fare le sfilate. Allora, anche per Viviana una bella domanda. Cosa preferisci, mia cara Viviana? La dieta mediterranea? La dieta della banana famosissima, quest'anno è in voga? Oppure non fai proprio nessuna dieta? Sinceramente, quella, la dieta delle banane, no. Vi dovrei dire, non lo so, la dieta mediterranea, visto che è quella più salutare. Ma sinceramente mi sento di dirvi di non fare nessuna dieta, di fare tanto sport e di mangiare abbastanza. Una sana alimentazione. Bene, bene. Per la nostra Viviana, grazie Viviana. Chissà perché la dieta della banana, ho sentito delle risate che provenivano dalla giuria. Va bene, allora andiamo avanti. Un applauso per Alessandra Vergine. Dove sei? Eccola qui, vengo io da te, Alessandra. Bene, bene, lei viene da Pizzo. Quanti chilometri da Reggio? Un po' tanti, la cinquantina circa, anche un po' di più, anche un po' di più. Allora, tu hai 19, anzi hai 18 anni, bene. Allora, senti, adesso ti guardano da casa, ecco, ti ammirano, però tu hai 30 secondi a disposizione per dire quello che vuoi, va bene? Tutto quello che vuoi in 30 secondi. Aspetta, vieni qua più al centro, così ti pigli il microfono, tutto quello che vuoi in 30 secondi. Prego, prego. Ah, lo devo tenere io il bambino. Ok, come hanno detto, prego.
Allora, dato che rimaniamo in tema di bellezza, quindi la bellezza per... è importante per la vita insieme ad un pizzico di fortuna, però penso che non basti quella, perché ci vuole anche un po' di intelligenza e di cultura. Spero che le mie compagne siano d'accordo con me. Quasi 30 secondi, vuoi aggiungere qualche altra cosa? No, basta così. Complimenti, grazie, risposta eccellente. E beh, conosciamo un'altra delle nostre miss, posso dirvi che rappresenta Siderno a 20 anni ed è Chiara Carnevale. Eccola qua. Buonasera anche a te, Chiara. E allora, domanda, ma io vorrei sapere chi ha scritto queste domande. Tu, Vito, per caso, no, non mi segui, Vito. Allora, Chiara, parliamo dei bambini, eh? Allora, secondo te i bambini sono delle piccole pesti o in realtà sono i cuccioli del mondo? Sono sicuramente i cuccioli del mondo, perché credo che quando in una famiglia arrivi un bambino tutto diventa più gioioso e più bello. Infatti tra i tanti sogni che ho, sicuramente il più importante è quello di fare tanti bimbi e di sposarmi. Una squadra di calcio. Sì. Grazie a Viviana Cutellè. Andiamo avanti con Vittoria Iridi. Dov'è Vittoria? Eccola qui Vittoria. Ecco, un altro applauso per Vittoria. Sei emozionata? Un poco. Allora, descriviti, da dove vieni? Da dove tu rappresenti quale città? Il comune di Bova Marina e vengo da Melito Porto Salvo. Senti, il tuo animale preferito qual è? È il cavallo. Anche perché? Perché prego? Ne possiedo uno e poi per me rappresenta l'imponenza e la libertà. Il cavallo, eh? L'imponenza e la libertà, è vero. Prego. E beh, adesso è la volta di una signorina che rappresenta la città di Civitavecchia, ha 19 anni ed è Francesca Orlando. Allora, mi avvicino io, Francesca, che occhioni verdi che c'hai, meravigliosi. Francesca, anche per te la domanda di rito. Nella società moderna gli anziani sono un peso oppure una risorsa importante per la nostra crescita? Ritengo che gli anziani non possono essere solamente considerati un peso, anche perché sono una testimonianza importante di una particolare fase della storia e ci devono aiutare ed insegnare a non ripetere gli stessi errori passati in futuro. Grazie, brava! E continuiamo a conoscere le miss. Cristina Marcianò, eccola qui, Cristina Marcianò, ciao, lei ha 20 anni, da Catona, giusto? Ok, allora senti, devo farti una domanda un po' particolare, un po' complicata, eh? Attenzione, no, non ti... ti aiuto io, no, vabbè. Scherzo, attentati, catastrofi naturali, disgrazie familiari, i TG sono ogni giorno purtroppo pieni di brutte notizie. È il caso di non accendere secondo te più la TV? Poi spiegaci il perché, secondo te. Secondo me la televisione, come gli altri mezzi mediatici, dovrebbero rimanere sempre accesi, perché il loro compito è quello di informare e quindi dovrebbero restare accesi e la gente dovrebbe conoscere e soprattutto cercare di collaborare affinché non succedano più le disgrazie. Aumentiamo naturalmente quindi i servizi giornalistici per conoscere meglio le problematiche. Grazie. E allora noi andiamo avanti con la prossima miss, vi dico che ha 17 anni, rappresenta Gallico ed è Federica Fede. Ah, eccola qui accanto a me. Allora, buonasera Federica anche a te. E naturalmente faccio la domanda di rito, parliamo di vita. Che cos'è la vita per te? Descrivila con tre parole. Beh, vediamo. Inestimabile, preziosa e direi anche sorprendente. Ma più di tutte per te com'è? Sorprendente. Bene, bella, mi piace questa risposta di Federica. Prego Vito. Un'altra Federica, ed è Federica Assumma, giusto? Oh, bene, un applauso per lei, rappresenta la regione Calabria, ha 18 anni. Ogni anno, cara Federica, in Italia, in tutta Italia, migliaia di piccoli amici a quattro zampe vengono abbandonati per strada. Cosa ti senti dire a chi compie questa brutta azione? Allora, premettendo che amo molto gli animali, secondo me chi commette questa azione, diciamo, cioè... Tuteliamo gli animali a quattro zampe, e quindi mi raccomando, perché giustamente diceva Federica, non si fanno queste cose perché non si devono commettere questi atti, va bene? Ok, grazie Federica, ciao! E allora mi sposto! Se no mi mena la regia. È la volta adesso di della miss che rappresenta Gebione Sbarre, ha 18 anni ed è Nicoletta Gattuso.
Eccola qui, la nostra bella Nicoletta. Siete tutte belle ragazze, che dire. Parliamo di amore, Nicoletta, va bene? Esiste l'amore secondo te, quello con la A maiuscola? Secondo me esiste e credo e spero soprattutto di averlo già incontrato. Complimenti e auguri allora, vuol dire che sei stracotta. Bene, molto bene. Bene, andiamo avanti allora, Caterina Fotia, eccola qui, un applauso per Caterina. Posso dire come ti chiamavano dietro le quinte? No, ma no, va bene. Tu rappresenti la provincia di Reggio Calabria, hai quanti anni, dillo te? 17. 17, ma quanto sei alta? Ne 75. Possiedi una bacchetta magica e puoi realizzare un sogno per te, uno per la tua famiglia e uno per il resto del mondo. Che cosa fai? Allora, un sogno per me è innanzitutto realizzarmi nel mondo del lavoro e realizzare una famiglia in futuro. Per la mia famiglia auguro tanta felicità e serenità. Per il mondo, i tempi che stiamo passando non sono tempi tanto facili, quindi tanta pace e anche serenità. Sarà una brava mamma anche. Grazie. Grazie. Ciao. Beh, insomma, quanto sono brave le nostre miss. Andiamo avanti con la miss che rappresenta la città di Lecce, ha 24 anni ed è Cinzia Chirico. Eccola qua, vicino a me. Allora, buonasera anche a te Cinzia, parliamo di vita. C'è un proverbio che sicuramente conosci anche tu. È meglio un uovo oggi o una gallina domani per te? Mio padre direbbe un uovo oggi perché la vita si vive giorno per giorno, però io penso che per ottenere quello che realmente vogliamo dobbiamo pazientare, quindi una gallina domani. E vabbè, è giusta filosofia, secondo Cinzia la vita va avanti così. Vicky Catalano, dove Vicky? Eccola qua, bene, complimenti, allora tutte alte, ne sto beccando io, benissimo. Oh, so che fa freddo dietro, ragazzi, fa freddo, poverino, facciamo un applauso caldo, 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 caldo a queste ragazze che effettivamente dietro le quinte stavano tremando un pochino. Allora, Vicky Catalano, Reggio Calabria, 24 anni, per te solidarietà, cosa vuol dire? Beh, sicuramente la solidarietà secondo me è un grandissimo sentimento che può essere di rispetto, come di amicizia, amore e fratellanza verso gli altri. E non c'è niente di più bello di sapere che abbiamo qualcuno su cui contare. Sembra uno spot, è vero? Questo si può utilizzare, cari amici di Planeti d'Italia, va bene? Grazie, molto gentile. E beh, adesso concludiamo, visto che le nostre miss sono 14, proprio con la 14esima. Lei rappresenta la città di Messina, ha 16 anni ed è Marzia Imbesi. Eccola qua, anche lei occhi stupendi, devo dire tutte belle queste ragazze. Allora, anche per te domanda di rito. Dunque Marzia, se ti dovessero chiedere di partecipare ad un reality, a quale non diresti mai di sì? Intanto buonasera a tutti. Io seguo poco il reality, però dato che ultimamente sono sempre più numerosi sono un po' informata e credo che non direi mai di sì al Grande Fratello. Perché? Perché comunque a me piace essere libera e mi piace stare all'aria aperta, quindi stare 3 mesi chiusi in una casa, essere osservata 24 ore su 24 non sarei me stessa. Va bene, grazie, grazie anche a Marzia. Allora, le vedete le nostre 14 miss? Ci tengo a precisare aspetta, a dire. Aspetta, tocca un'altra. A chi? Mi rifulco. Ah, no, per l'amore.